Ascoltiamo ora la Lectio Magistralis del soprintendente per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, professor Massimo Osanna. Caro direttore, autorità civili, militari, religiose e accademiche, cari colleghi e comunità accademica tutta, è un grande onore per me essere qui con voi oggi, quindi mi scuso se le mie parole tradiranno un po' di emozione, ma sono molto veramente lieto e ringrazio per l'attenzione al sito di cui oggi parlerò, che rappresento Pompei, e anche a quello che stiamo cercando di fare in un momento molto cruciale per il sito di Pompei. Nella seconda metà del Settecento, su un terreno preparato da più di un secolo di erudizione antiquaria, le scoperte di siti archeologici vesuviani agirono come un acceleratore del nuovo orientamento del gusto, delle arti e della cultura. Le menti più lucide del secolo dei Lumi compresero quanto la scoperta di Ercolano e Pompei, sepolte dall'eruzione del 79, avrebbero rivoluzionato non solo la scienza antiquaria, ma anche la cultura, l'arte, la vita dei moderni. A proposito di Ercolano, Scipione Maffei e Charles de Bros, futuro presidente del Parlamento di Borgogna, sottolineavano quanto l'elemento più straordinario consisteva nel ritrovamento globale di un centro urbano. Cito Maffei: «O qual grande ventura dei nostri giorni è che si riscopra non uno o altro antico monumento, ma una città». La vicenda romanzesca della scoperta del teatro di Ercolano, non riesco a vedere bene, ma c'è l'immagine? Sì. La vicenda romanzesca della scoperta del teatro di Ercolano, il mistero che circondò a lungo sia i lavori di scavo che i reperti archeologici esposti nella reggia di Portici, consultabili solo da una limitata cerchia di eletti e insufficientemente riprodotti, stimolarono inoltre la sensibilità e l'immaginazione settecenteschi nel loro incipiente risveglio. Ne conseguì una prima, originale fioritura artistica in chiave neoantica, ispirata dai siti, dai personaggi e dai reperti di Ercolano e Pompei, che influenzò le arti figurative, l'ornato e i modelli architettonici. E ancor più a partire dall'inizio dell'Ottocento, con l'avviarsi di un approccio scientifico più rigoroso, con la liberalizzazione e valorizzazione dei lavori di scavo, si ebbe come conseguenza un impatto crescente delle forme della civiltà pompeiana sulla pittura, sulle arti decorative, sull'architettura, sulla scenografia, sul costume, sulla moda e più genericamente sulla vita quotidiana dei grandi centri europei. Per quanto riguarda il destino di Pompei come parco archeologico, è assai significativo segnalare che già nel 1804 Chateaubriand, riprendendo l'idea dei due illuministi citati, la trasfigurava in una grandiosa e lungimirante visione. A Pompei i reperti antichi andavano lasciati nei luoghi in cui venivano riportati alla luce, andavano rifatti i tetti, i soffitti, i pavimenti e le finestre delle case perché le pitture degli interni fossero salvaguardate, protetta da muri di cinta ricostruiti e da porte nuovamente agibili e chiuse, la città andava affidata a una sorveglianza militare, restituita al controllo di una cerchia eletta, ma limitata, di studiosi e di artisti, non è il caso di oggi. Nel momento in cui Napoleone decideva di trasformare il Louvre nel più grande museo del mondo, Chateaubriand faceva in sogno di Pompei le plus merveilleuses musées de la terre. Un'idea lungimirante per alcuni versi e veramente per alcuni versi assai attuale, se come vedremo ci confrontiamo con le esigenze attuali del sito. Nel corso del XIX e XX secolo, Pompei rinacque dunque grazie a due idee complementari. Una prima, razionale, metodica, conscia della necessità di far rivivere la città nella sua interezza, lottando contro gli interessi dinastici che minacciavano la conservazione dei monumenti, e una seconda, legata all'immaginazione, che ricreava, in armonia con il proprio tempo, un'altra Pompei, dotata di una realtà poetica, avvincente nella sua mutevolezza. Per quanto riguarda il primo aspetto, l'accesso agli scavi, reso più semplice nel corso del secolo, permise ai letterati, pittori e architetti di confrontarsi finalmente con la città antica. Le rovine di Pompei, emerse dai lapilli, straordinariamente conservate, diedero modo al contempo di immaginare con accuratezza la vita quotidiana delle domus
e quella dei luoghi pubblici, i cui spazi e decorazione furono riprodotti in dipinti, decori, esercitazioni accademiche, progetti architettonici, quanto non in vere e proprie period rooms, finendo per influenzare enormemente l'aspetto delle stesse residenze principesche europee. Qui il pompeiano ad Aschaffenburg e qui, se non sbaglio, la villa di Sissi a Corfù, l'Achilleion. Una nuova era per la storia di Pompei comincia senza dubbio nel 1860, qui è Garibaldi a Pompei, con l'Italia unificata, quando Vittorio Emanuele II e il suo ministro Cavour vollero dare inizio un indirizzo più razionale agli scavi di Pompei. Fu nominato direttore degli scavi Giuseppe Fiorelli, l'inventore, tra le molte innovazioni apportate alla concezione e alla gestione dei lavori, di un metodo originale per ottenere calchi che permettevano di ridare volume ai corpi, riproducendo così l'atteggiamento dei pompeiani sorpresi dalla morte. Il Fiorelli darà vita a molte innovazioni apportate alla concezione e alla gestione dei lavori. Non più gli sterili borbonici, che avevano causato la perdita di innumerevoli dati sulla città, ma un nuovo progetto scientifico di ricerca, conservazione e fruizione. Di questo ambizioso programma fa parte l'istituzione nel 1866 della Scuola di Pompei, col fine di formare una generazione di archeologi che alla preparazione accademica unissero una solida esperienza sul campo, strumento indispensabile per comprendere e salvaguardare i manufatti antichi. E devo dire che in questo il Fiorelli è stato veramente lungimirante, anche se poi la scuola non ha avuto la fortuna che meritava. Alla fine dell'Ottocento, lo scavo sistematico di alcune domus permette di scoprire l'eccezionale conservazione delle dimore, di alcune dimore come quella del Centenario, quella di Vetti, quella del Principe di Napoli, le cui pareti dipinte impressionavano il sempre crescente numero di visitatori. Nel 1910 Vittorio Spinazzola intraprende lo scavo del tronco orientale della Via dell'Abbondanza, oltre l'incrocio della Via Stabiana, l'impresa epica, perché comporta il collegamento fisico di grandi monumenti cittadini, il foro, i teatri, fino all'anfiteatro, permettendo di traversare senza interruzioni le aree più significative dello spazio urbano, impresa epica, ma che ha aperto criticità notevoli, che condizionano molto le nostre necessità di conservazione, come vedremo. Ma grazie a questi scavi, le facciate monumentali, coperte da ricine di iscrizioni elettorali, restituivano con immediatezza la vitalità della città antica. E senza dubbio la moltiplicazione delle campagne fotografiche a costituire il vero cambiamento di quegli anni. La pellicola registra e diffonde nel mondo l'immagine della città, lo stato di avanzamento dei lavori e la ricchezza delle opere d'arte, dei gioielli, dei decori che continuavano a emergere dagli scavi. Nel 1924 Amedeo Maiuri, in carica fino al 61, succede a Spinazzola. A lui si deve l'estensione degli scavi che ancora oggi visitiamo. Il fine è restituire la città nella sua interezza, coprire le case e quando possibile ricostruire le facciate. La meditazione nostalgica sulle rovine lascia il posto alla restituzione filologica, alla ricostruzione, sulla scia di una visione già auspicata da Chateaubriand e infine alla ricollocazione degli oggetti in situ. Impresa eccezionale quella di Maiuri, uomo di genio e di incredibili capacità organizzative e scientifiche, il suo impegno non è riuscito a impedire il disastroso bombardamento degli alleati del 1943. Un tragico evento epocale che è spesso dimenticato, ma che ha condizionato irreversibilmente lo stato di conservazione di Pompei. E sono soprattutto i restauri post-bellici che condizionano ancora e non poco gli interventi di oggi e le nostre politiche di tutela, valorizzazione e fruizione. Pompei è diventata così, con la sua straordinaria seconda vita, parte integrante della storia mondiale che della meditazione sull'antico ha fatto il baricentro del pensiero moderno. Dal dopoguerra fino ad oggi la salvaguardia della città antica occupa ormai un posto centrale della cultura contemporanea, come testimonia l'attenzione internazionale della stampa, spesso negativa, ma soprattutto la sua iscrizione nel 97 nei siti protetti dall'UNESCO e da ultimo il grande progetto Pompei su cui porterò oggi l'attenzione. Ricostruire la storia del sito, le vicende complesse della sua seconda vita, le opere, i restauri, le distruzioni, le ricostruzioni, diventa la premessa imprescindibile per continuare oggi, proficuamente, il cammino verso una conoscenza e una tutela quanto mai approfondita e capillare e dunque per assicurare una conservazione e una fruizione pensata e adeguata a questo straordinario contesto.
Il grande progetto Pompei è stato preceduto da un evento assai significativo per la storia di Pompei e per la storia del nostro Ministero, quello dei beni culturali. Nel gennaio 2011 si è proceduto all'assunzione di nuovi funzionari archeologi e architetti, ben 20, senza i quali qualunque impresa concepire per salvare Pompei sarebbe stata impensabile. Il grande progetto Pompei, dunque, è un intervento straordinario sul sito, destinato a risolvere le criticità esistenti e a dare una nuova immagine a Pompei, muovendo da istanze scientifiche e di conservazione, per poi volgersi al grande pubblico con un piano di fruizione e comunicazione adeguato alle esigenze del contemporaneo. Un piano di interventi strutturali e di conoscenza, premessa essenziale per un rilancio complessivo della città vesuviana, per portare alla luce nuovamente la sua bellezza, per poterla trasformare da luogo dello scandalo a luogo di eccellenza, dove coniugare conoscenza, conservazione, formazione e sperimentazione per le tecnologie di documentazione e restauro. Solo da questi serbatoi di conoscenza e messa in sicurezza potrà partire una consapevole pianificazione della divulgazione e della fruizione. Un aspetto quest'ultimo, senza dubbio fondamentale, se si considera che Pompei è oggi visitata da circa 3 milioni di presenze di persone all'anno. Del resto, la naturale vocazione di Pompei è quella di un antiquarium a cielo aperto, le plus merveilleuse musée de la terre, per riprendere l'enfatica definizione di Chateaubriand, o per dirla in termini più attuali, uno spazio in cui la storia si presenta al visitatore sotto molteplici aspetti, tangibile e comprensibile più che altrove. Non solo la storia più evidente della monumentale città imperiale, ma anche quella della stratificata vicenda insediativa del suo sviluppo urbano che prende le mosse già nel VI secolo e che ha lasciato tracce significative. E non solo. Si pensi alla doppia vita di questa città che ha vissuto nuovamente seguendo fasi e assetti e fasi culturali della storia, nostra storia moderna e contemporanea a partire dalla stagione degli scavi borbonici. Questo nuovo progetto su Pompei non poteva che concepire la città come già avevano fatto i più illuminati eruditi del Settecento, come comprensorio unitario. E questo sia negli interventi complessivi di conservazione sull'intero palinsesto urbano, grazie al compiuto monitoraggio di monumenti e al piano di restauri che devono parlare più chiaramente al visitatore, sia in quelli mirati a creare le condizioni di una nuova fruizione. Prima di passare alla presentazione delle attività e dei progetti in corso, è opportuno presentare brevemente struttura e stato di avanzamento del grande progetto, ringraziando per questi dati il direttore generale del grande progetto Pompei, il generale Giovanni Nistri, con cui ho la fortuna di lavorare a Pompei in questo periodo, e il cui arrivo ha significato un'accelerazione straordinaria dei lavori, creando le premesse per il raggiungimento degli obiettivi, ossia la spesa complessiva entro la fine del 2015. Sì, perché quello che va ricordato è che uno dei compiti che mi è stato affidato appunto insieme al generale Nistri è quello quasi impossibile di spendere 100 milioni di euro entro il 2015, laddove fino al 2014, febbraio di quest'anno, si era speso solo 600 mila euro. Questi sono un po' i dati che qui presento e l'accelerazione che è stata data in questi ultimi mesi, anche grazie ad un action plan firmato dalle autorità italiane, dal commissario Hahn, il 17 luglio. Questa è la situazione dei progetti che erano stati fatti fino al febbraio 2014, quello che abbiamo fatto fino adesso, quello che contiamo di fare entro novembre e speriamo entro il 2015, laddove questi devono essere poi i risultati che sperati. Si è perso un po' di tempo forse all'inizio, adesso speriamo di recuperarlo. Ma vediamo in particolare quali sono questi interventi e come li stiamo concependo, qual è la nostra filosofia che abbiamo un po' concepito per accelerare e creare e spendere bene questi soldi che ci sono stati affidati. Per quanto riguarda il piano delle opere, che è quello più cospicuo, 85 milioni di euro, attualmente si sono conclusi solo i lavori di restauro architettonico e strutturale di due domus, mentre sono attivi 14 cantieri che si conchiuderanno tutti entro l'estate del 2015. Gli interventi in corso si concentrano dunque non solo su singole domus, quelle più significative per apparati decorativi, quindi con interventi puntuali, ma soprattutto si rivolgono, come dicevo all'inizio, ad interi settori della città, regio per regio.
Innanzitutto un grosso intervento di sistemazione del fronte non scavato compreso tra le regioni terza e nona per irreggimentare le acque, che ridurrà sensibilmente il rischio di dissesti e crolli. Inoltre, due progetti che interessano estese aree della città sono partiti e saranno concentrati entro il mese di maggio 2015, ossia la messa in sicurezza di tutta la Regio Sesta e di tutta la Regio Ottava, le regioni in rosso a sinistra, a destra invece è l'area interessata dalla mitigazione del dissesto idrogeologico. Mentre per quanto riguarda la messa in sicurezza della Regio Settima, quella in bianco fra le due rosse a sinistra, purtroppo già aggiudicata, doveva partire a giugno, ma purtroppo è attualmente ferma per un ricorso al TAR. Queste cose purtroppo non possiamo fare molto. Questi tre complessi interventi interesseranno le regioni più estese di tutta Pompei e permetteranno di mettere in sicurezza la totalità delle murature antiche e di consolidare mosaici, pavimenti, apparati decorativi su una superficie di circa 250.000 metri quadrati, pari a oltre la metà della città antica. In questi giorni saranno bandite altre gare di messa in sicurezza, in particolare i lavori quelli in rosso delle regioni 4, 5 e 9, che insieme ai cantieri partiti andrà ad aumentare significativamente la percentuale delle murature restaurate presenti nel sito. Entro novembre invece si prevede di bandire la gara per risolvere il problema degli uffici della soprintendenza, altro problema cospicuo. Siamo in una struttura provvisoria dal 1980, un caso molto italiano, devo dire questo. In più abbiamo anche l'amianto, quindi il trasferimento è più che necessario. Quelli sono gli edifici che si vedono appunto dal teatro, che saranno ristrutturati proprio per ospitare la nuova sede della soprintendenza e degli uffici. È opportuno ribadire che oltre ad aver progettato la maggior parte dei lavori descritti e a doverne seguire la direzione dei lavori e le responsabilità del procedimento, i funzionari della soprintendenza stanno continuando a portare avanti le attività di progettazione, di messa in sicurezza del sito e di miglioramento dell'offerta pubblico. Sono in stato di avanzamento le progettazioni della messa in sicurezza delle regioni 1, 2 e 3, sì, quella in rosso, il progetto che permetterà di mettere in sicurezza inoltre i fronti di scavo all'interno del sito, oltre ad altri progetti puntuali su singole domus. Alla conclusione di questi interventi, grazie alla totale messa in sicurezza e alla mitigazione del rischio idrogeologico, sarà garantita, ci auguriamo, la messa in sicurezza di Pompei e potrà iniziare la manutenzione programmata del sito, che dovrebbe impedire il verificarsi di estese situazioni di degrado della città. Diciamo che quindi quello che stiamo facendo è una manutenzione straordinaria per riavviare sistematicamente poi una manutenzione ordinaria. Per quanto riguarda il piano della sicurezza, sono state aggiudicate opere per la sicurezza del sito, nuova recinzione perimetrale, adeguamento e revisione dell'illuminazione perimetrale, inoltre un progetto legato alla videosorveglianza all'interno del sito che aumenterà gli strumenti di controllo garantendo una migliore tutela dell'intero sito, quanto mai fondamentale se pensate che 44 ettari di città antica sono per adesso vigilati da 140 custodi, ovviamente su 4 turni, per cui giornalmente per turno non si hanno di solito più di 27 persone. Per quanto riguarda gli altri piani operativi, è partito il piano della conoscenza, che è un piano molto complesso di documentazione, sia di rilievi fotogrammetrici, laser scanner, sia di schedatura di tutte le murature e gli apparati decorativi, che sono stati aggiudicati in 6 lotti diversi e che partiranno e dovranno essere conclusi entro il novembre 2015 e che andranno dati che andranno a confluire in un sistema informativo, anche questo aggiudicato, che sarà un enorme database informatico dove finalmente avremo un archivio, perché quello che manca a Pompei è un archivio. Parliamo appunto oggi di problemi di dialogo tra scienza e arte. Pompei in questo è proprio un caso emblematico. Fino adesso non avevamo un archivio digitalizzato, e quello che invece si sta cercando di fare, uno dei progetti sempre col grande piano della conoscenza, è la digitalizzazione di tutto il nostro archivio fotografico, che sarà messo anche online e disponibile appunto per tutti gli studiosi, e lo stesso stiamo facendo per l'archivio cartaceo con tutti gli aerei di scavo di ottocenteschi e novecenteschi, gli inventari, le librette eccetera eccetera. Speriamo nelle tecnologie. Ecco, sì, adesso
mi sembra capacity building, sì. Un altro dei piani è quello della capacity building, che è in corso di svolgimento, che ha previsto, oltre al venuto acquisto di una sofisticata strumentazione tecnologica, per esempio un drone, ha permesso, grazie all'apposita convenzione con la società in-house del Ministero MIBACT, la società HALES, di reperire 30 nuove unità di personale tecnico e amministrativo, devo dire, senza i quali sarebbe stato difficile non solo procedere nelle fasi adesso di lavoro, ma anche la rendicontazione di tutto il finanziamento europeo. Il piano della fruizione e della valorizzazione è in parte in svolgimento, in parte andrà a bando nei prossimi giorni. Anche in questo caso, grazie alla convenzione con HALES firmata quest'estate, è stato reperito personale per 30 unità di qualità di addetti alla vigilanza ed è stato possibile così aprire ben 10 nuovi edifici che erano normalmente chiusi, qui un esempio, la casa del Rario di Achille, edifici straordinari già restaurati ma che erano chiusi per problemi di mancanza di personale. Il grande progetto Pompei, mettendo in campo forze e risorse, ha permesso di introdurre soluzioni tecnologiche consolidate o innovative sperimentali in uno dei siti più famosi del mondo e complessi del mondo, potremmo dire. Tali strumenti permetteranno di raggiungere risultati sempre più esaustivi nel campo della diagnostica e quindi del restauro e della conservazione, ma anche applicazioni in ambito di valorizzazione e fruizione del sito. È noto che per determinare le condizioni di conservazione del patrimonio è fondamentale intraprendere un percorso di conoscenza del manufatto, declinabile in diversi livelli di conoscenza ed approfondimento crescente. La formulazione di un modello interpretativo dei dissesti necessita di informazioni relative alla geometria della struttura, ai carichi cui è sottoposta e alle caratteristiche dei materiali che la costituiscono. Quest'ultimo aspetto, vale a dire la caratterizzazione meccanica dei materiali, risulta spesso di gravosa soluzione nel caso di murature in laterizio e pietra, talora molto eterogenee come quelle pompeiane. Qui, all'interno del percorso di conoscenza approfondita del manufatto, la scelta delle tecniche di indagine deve necessariamente prediligere metodologie poco invasive. E su questo, per esempio, ci scontriamo molto con il nostro partner, che è Invitalia, che collabora al grande progetto, dove spesso gli strutturisti Invitalia hanno delle soluzioni che, per quanto riguarda la tutela, lasciano un po' a desiderare, ma questo lo dico così per dire. L'innovazione tecnologica consente di mettere a punto tecniche di prova molto avanzate e su materiali e strutture, tali da permettere la stesura di un quadro diagnostico del costruito preciso e dettagliato. Le tecniche utilizzate per le indagini non distruttive in sito sono numerose, dalle indagini soniche sulle murature alle prove penetrometriche delle malte, dalle misure di tensionamento delle catene alle indagini con l'ausilio del georadar, l'endoscopia e la termografia a raggi infrarossi. Le tecniche di geomatica, finalizzate al rilievo tridimensionale del sito archeologico, vengono continuamente sperimentate anche mediante l'utilizzo di sistemi di telerilevamento e l'ausilio di droni. Il grande progetto Pompei, per molti progetti, si avvale di collaborazioni con diverse istituzioni, nonché della collaborazione di Finmeccanica SPA, che ha stilato un accordo con il Ministero dei Beni Culturali, proprio finalizzato a Pompei, una collaborazione questa che è articolata in proposte progettuali raggruppate in 4 attività principali. Dissesto idrogeologico, quindi ambiente di visualizzazione alimentato da informazioni generate attraverso interferometria satellitare e sensoristica wireless, servizio di interoperabilità per le comunicazioni mobili di sito, smart apps collaborative per la sicurezza e altre segnalazioni, rilievi iperspettrali. L'obiettivo è quello di ridurre il livello di degrado del sito archeologico nel suo insieme e giovare alla migliore conservazione dello stesso, favorendone gli approfondimenti scientifici legati all'utilizzo di tecnologie applicate alla conservazione del patrimonio culturale. I risultati del monitoraggio saranno pubblicati e resi fruibili attraverso una piattaforma cartografica 3D che integrerà altri dati ausiliari quali ortofoto ad alta risoluzione sull'area e modelli 3D degli edifici. In via sperimentale sono in corso di esecuzione anche studi ricostruttivi virtuali di domus pompeiane. Ma qui a Pisa ci insegnate, ovviamente. Qui c'è un progetto a cura del CNR mirato alla fruizione on-site su dispositivi mobili e tecniche di realtà aumentata. Si tratta di una ricostruzione e ricontestualizzazione di oggetti non più visibili o trafugati, per esempio il labrum della Casa di Cei in questo caso, con un miglioramento dell'accessibilità cognitiva delle pitture murali attraverso forme di fruizione arricchita.
L'altro studio, a cura del MIBACT, riguarda la panografia o fotografia immersiva, che permetterà di avere una completa osservazione dell'ambiente circostante, con la comodità di visionarlo senza subire imposizioni di natura visiva o di natura funzionale, navigando a proprio piacimento sugli assi verticali ed orizzontali. Un altro intervento significativo che mi piace presentare in questa sede e che stiamo realizzando sempre col GPP e riguarda un contesto straordinario, quanto poco sfruttato e conosciuto, di cui la sovrintendenza dispone: il laboratorio di ricerche applicate, istituito in collaborazione col CNR nel 1994, una struttura che serve a custodire, grazie ad una camera climatizzata, e a studiare per la ricostruzione degli ambienti naturali dell'area vesuviana tutti i materiali organici rinvenuti a Pompei. È ospitato tra l'altro in un luogo molto suggestivo, che è la vecchia direzione di Fiorelli, all'interno del sito archeologico, e ovviamente con una serie di annessi anche in container, per esempio camere climatizzate o luoghi in cui possono essere conservati i legni in attesa del restauro. Nel laboratorio sono conservati semi di piante, frutti, ortaggi, garum, oggetti in legno, tessuti, colori antichi, un patrimonio straordinario che vorremmo adesso mettere anche a disposizione, ovviamente su prenotazione, dei visitatori. L'eruzione del 79, lo sappiamo, ha cristallizzato la città con tutti i suoi arredi e prodotti che incredibilmente sono giunti fino ai nostri giorni. Il nuovo progetto, assai ambizioso, vuole trasformare il laboratorio in un museo aperto al pubblico, inserirlo in un percorso ambizioso di fruizione che vuole essere da un lato quanto mai diversificato, dall'altro quanto più aperto a tutti. Non è un caso che un progetto che adesso va a bando, che è quello per il percorso per disabili, l'abbiamo chiamato Pompei per tutti. Pompei per tutti perché non sarà solo per diversamente abili, ma sarà per tutti finalmente, che potranno percorrere Pompei con una certa sicurezza, senza rischiare di cadere in buche, inciampare in basolati sconnessi, che ovviamente la città. Il progetto fatto da un'architetta del MIBACT che lavora a Roma, l'architetto Filetici, devo dire un progetto eccezionale che ha permesso anche un po' di ripensare tutta la fruizione. Quindi anche diversificare gli itinerari, qui vediamo quelli che saranno appunto messi a disposizione col nuovo percorso, ma anche a discutere su come, risolvere tutta una serie di criticità che sono per esempio gli attraversamenti pedonali, attraversamenti delle strade, il passaggio appunto da marciapiedi al basolato, ma le vie anche, che sono molto spesso in una situazione assolutamente precaria e difficilmente percorribili. Ovviamente questo ha comportato anche uno studio su come intervenire in maniera non impattante per il sito, perché io spero e vorrei e spero che il sito rimanga, mantenga ancora il fascino di una rovina non necessariamente sollecitata dagli interventi umani. Quindi si è molto discusso su come creare situazioni, soluzioni di scarso impatto, ma che permettevano comunque di essere di fruire Pompei ad un numero sempre più ampio di persone, appunto, e soprattutto anche persone diversamente abili. Questo percorso anche ci ha permesso di riflettere un po' su come lungo il percorso migliorare la situazione anche di alcune strutture eccezionali, per esempio le fontane, quindi sarà anche un'occasione per restaurarle, perché tra l'altro sono state riaperte con condutture moderne ovviamente e sono fruibili dai visitatori, che quindi hanno disponibilità di acqua potabile in tutto il sito, che è una cosa anche questa importante. E questo appunto gli accessi alle varie case. Dunque, la progettazione di tali itinerari è stata un'occasione per ripensare Pompei e riflettere sulle sfide che la globalizzazione lancia anche per un sito antico e delicato come il nostro. Spesso, nonostante i milioni di visitatori che ogni anno attraversano le sue strade, Pompei è soltanto un oggetto, qualche volta anche maltrattato, ahimè la cronaca parla, di visite frettolose che non diventano spesso motivo di crescita culturale. Per questo motivo il progetto del piano di fruizione si basa su azioni riguardanti il miglioramento della presentazione e dell'interpretazione del sito.
Quando nel 97 il Comitato per il Patrimonio UNESCO decise l'iscrizione di Pompei ed Ercolano e Torre Annunziata, condensò i motivi della propria scelta con la seguente frase: "Considering that the impressive remains of Pompeii and Herculaneum and their associated villa, buried by the eruption of Vesuvius in AD 79, provide a complete and vivid picture of society and daily life at a specific moment in the past that is without parallel anywhere in the world," noi partendo da questa considerazione è nata l'idea che alla base dell'individuazione dei percorsi tematici che costituiscono il fil rouge di tutto il progetto ci siano una sorta di rapporto fra il visitatore e gli antichi abitanti di Pompei, e questi percorsi si dipaneranno all'interno dell'area archeologica sviluppando il concetto dei tempi della vita della città antica vista da diverse angolazioni. Non vi annoio, ma abbiamo cercato di fare itinerari tematici in modo da evitare anche che il flusso di turisti si metta in Via dell'Abbondanza e veda solo le case lungo la Via dell'Abbondanza, le Terme Stabiane, il Lupanare, e quindi creando anche problemi di grosso rischio per le strutture antiche, e quindi cercare di diversificare, perché abbiamo verificato, per esempio, ci sono case aperte come quella di Marco Lucrezio Frontone, splendida, che non viene mai visitata perché è lontana, è fuori dal percorso. Allora l'idea di fare itinerari anche tematici per come dire, diversificare anche le possibilità di vita, di visita. Le soluzioni tecnologiche ovviamente saranno impiegate, basate su sistemi ICT, prevedono la realizzazione di una piattaforma dedicata ai siti a Pompei con applicazioni mobili che garantiscono una navigazione intuitiva, multilingue e di facile accessibilità e favoriscono la condivisione di informazioni tra visitatori. I prodotti multimediali costituiranno un sistema integrato, cross-mediale, che mediante il passaggio immediato e agevole da un itinerario all'altro, con possibilità di collegamenti verso siti e social network, permettano un processo cognitivo con contenuti visivi in realtà virtuale ed aumentata, usati come mezzo privilegiato per presentare anche visivamente concetti e situazioni storiche. Ricostruzioni tridimensionali interattive e ambienti immersivi insieme a esposizioni di materiali archeologiche in aree significative della città. Questo è il nostro obiettivo. Non si può pensare ad un museo a Pompei, sappiamo che buona parte dei materiali di Pompei sono a Napoli, invece quello che vogliamo fare a Pompei è dei piccoli poli museali che spiegano, che si agganciano a questi itinerari tematici. Allora un polo che presenti la vita pubblica, un altro l'arte e i mestieri, la vita quotidiana, eccetera. E quindi tutto questo completeranno i fenomeni, i percorsi, e formeranno la possibilità di riflessione sui dati di conoscenza acquisiti durante la visita, in modo da permettere anche il contingentamento delle visite in orari prestabiliti, cosa che favorirà l'alleggerimento della pressione antropica su alcuni monumenti. Tutta una serie di altri progetti riguardano l'apertura del teatro grande ai nuovi spettacoli, che è iniziata questa da giugno, ma su questo non vi annoio, ma vorrei concludere che così, tra scienza e archeologia, ci auguriamo di conoscere meglio e di conservare per le generazioni future un patrimonio straordinario che la storia ci ha consegnato, assai meglio conservato di qualunque altra città del passato. Grazie per l'attenzione.